Proprio fare un'analisi su Bitcoin andando a guardare la ciclica, l'analisi tecnica e domandandoci una cosa che secondo me frulla in testa un po' a tante persone in questo momento: abbiamo raggiunto i massimi di questo ciclo annuale? Bitcoin è arrivato dopo il break a 20.000? Lo scopriamo in questo video. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Iniziamo la settimana con una fase leggermente delicata sui mercati finanziari mondiali, ragazzi, per la seconda versione, la 2.0 di questo Covid che sembra essere arrivato in Inghilterra e i mercati non la stanno prendendo bene. Bitcoin regge, ma non troppo, potremmo dire così nella giornata di oggi, ma aveva fatto comunque un grande balzo nel weekend e aveva toccato, ragazzi, dei livelli di target che io stesso vi avevo indicato nella live che ho fatto la scorsa settimana, quella con il professor Giorgio D'Amico, che ha spiegato un po' tutta quella che è la fanfara delle tasse per quanto riguarda le cripto. In quella live vi ho indicato una serie di target, li rivediamo oggi e andiamo ad approfondire tutto quello che è la struttura di Bitcoin, la struttura ciclica, per cercare un po' di fare chiarezza in questo momento e soprattutto andare a capire se effettivamente potremmo aver disegnato un massimo di periodo, magari non storico, però comunque che magari potrebbe durare veramente, veramente tanto tempo. Dopo il break del livello di 20.000 dollari, ragazzi, Bitcoin ha fatto i numeri, quindi è salito di un altro 20% circa, e poi da lì in poi è iniziato questa fase di ritracciamento nella giornata di oggi. Anche ieri aveva accennato un po' di difficoltà. Poi nella giornata di oggi, quindi dall'una di questa notte, è iniziato, diciamo, una fase più ribassista. Cosa è successo e perché siamo arrivati a questi target su Bitcoin, ragazzi? È semplicemente un classico che avviene quando si va in break di quella che era una resistenza stra importante, come quella a 20.000 dollari. Succede esattamente un comportamento che ho più volte spiegato anche nel canale. Ed è un comportamento di natura riflessiva dei mercati. Nel momento in cui siamo di fronte a un livello di resistenza come 20.000 dollari per quanto riguarda Bitcoin, molto importante, si aprono delle posizioni short selling, molti investitori e molti speculatori vanno a chiudere le posizioni long e questo ovviamente induce un po' di difficoltà al mercato nel superare quel livello. Nel momento in cui però il mercato inizia a rompere, a rosicchiare quella soglia, quel livello, succede esattamente il contrario. Moltissimi che erano in short selling sul mercato vanno a chiudere le loro posizioni perché hanno paura che effettivamente il mercato gli vada contro, in quanto sono comunque contro trend. Moltissimi di quelli che hanno i long aperti non li chiudono perché vedono la forza del mercato e dicono: ok, il mercato ce la fa, ce lo può fare. Nel momento in cui il mercato inizia a chiudere una candela magari importante come quella del 4 ore, poi il 6 ore, poi il daily sopra il livello di resistenza, allora viene dichiarato effettivamente rotto con una close daily, tutti salgono sul carro, tutti gli shortisti, si chiamano così, vanno a chiudere le posizioni in sell e fanno schizzare il prezzo al rialzo. Quindi c'è una accelerazione massiccia di acquisti che vanno in long, quelli che vogliono salire sul carro e quelli che erano contro trend che vanno a chiudere in stop le loro posizioni. Avviene quindi un super pump, un classico vicino a questi livelli di resistenza molto importanti, classico pump da break di massimo storico. Bitcoin se ne va in price discovery sui massimi storici e da lì disegna tutta un'altra storia che vedremo nelle prossime settimane. Benissimo, allora questo è quello che è successo, il motivo del perché è arrivato a questi livelli di resistenza è questo, ragazzi, un tasso di accelerazione, una spinta forte dovuta al break del livello di resistenza, break che potremmo dichiarare ormai definitivamente avvenuto, ragazzi, anche perché il break è avvenuto anche da un punto di vista di close settimanale, quindi assolutamente i 20.000 dollari sono stati rotti dal mercato. Ma nella settimana scorsa avevo fatto vedere nella live questi livelli di target, ragazzi. Questa è una candela mensili per quanto riguarda Bitcoin. I livelli di target sono stati perfettamente raggiunti durante il weekend.
23.500 prima, 24.200 toccati di slancio. Al di sopra avevo anche disegnato altri livelli di target che erano target di FOMO totale per quanto riguarda il mese di dicembre. C'era una scadenza ciclica che dovevamo andare a vedere, ragazzi. Questa scadenza ciclica era quella relativa al ciclo mensile che dovrebbe andare in close tra pochissimo, quindi probabilmente abbiamo già iniziato una fase di chiusura del ciclo mensile di Bitcoin, che adesso vedremo su questo grafico. Tanto è vero, ragazzi, che anche nella mia Academy Premium questa settimana, come sempre vi lascio i link in descrizione per chi volesse entrare in questo super gruppo di traders, abbiamo comunque fatto trade long anche su quest'ultimo movimento, perché quello precedente l'abbiamo chiuso in super profitto. Però anche questo trade io avevo già avvisato che poteva essere estremamente difficoltoso, e quindi insomma eravamo pronti, ragazzi, a uscire. Perché? Perché semplicemente stiamo andando contro una fase di chiusura mensile. Quindi quando in Academy usiamo le tecniche di trading discrezionale che hanno lo scopo di stare sul mercato uno o due giorni, ragazzi, non di più, ok? Non sono operazioni lunghe, sono operazioni di trading vero. Allora a quel punto bisogna stare attenti a queste fasi. Quindi in questo momento siamo totalmente flat, perché è usciti stamattina intorno ai 23.100-23.200, poi rientreremo al prossimo ciclo. Il ciclo mensile dovrebbe essere iniziato sul mercato il 26 di novembre ed andare in close tecnicamente, se dura 30 giorni, il 26 di dicembre, quindi mancherebbero 2-3 giorni. In sostanza è l'ultimo ciclo settimanale, un sottociclo del mensile che sta sviluppandosi in questo momento. Probabilmente assisteremo a delle giornate di debolezza per andare a fare questo tipo di movimento. Ora, moltissimi si potrebbero chiedere: questo minimo, proprio quello di oggi, ragazzi, è sufficiente anche a chiudere il ciclo mensile di cui sto parlando? E questo è un problema, perché in realtà la giornata sono già sufficienti, e vi faccio anche capire il motivo, ragazzi, perché siamo a 25 giorni, quindi non è sufficiente. Nei mensili precedenti che aveva fatto dei sistemi un po' particolari, Bitcoin aveva fatto dei cicli ternari così sviluppati, ha fatto in effetti 24 barre e 31 la centrale. Ora qui siamo su un nuovo ciclo completamente diverso, che è un nuovo trimestrale. Questa fase qui potrebbe in effetti durare 25 giorni, sì, questo è vero, ragazzi. Io direi che è meglio aspettare anche un paio di giorni. Perché? Perché veniamo comunque da una grande galoppata, abbiamo dei livelli che adesso vi faccio vedere anche di supporto che si stanno creando, perché Bitcoin è in price discovery, ragazzi. Chi non sa cosa sia la price discovery, scrivetemelo nei commenti, magari andiamo a fare un video di approfondimento di come si fa trading in price discovery. Quindi se vi interessa l'argomento, ragazzi, scrivetelo. Io come sempre vaglio tutti i vostri commenti e poi vado a vedere quelli che hanno ricevuto veramente tante richieste. Allora a quel punto poi facciamo un video su quell'argomento. Allora, tornando al grafico, questa fase io attenderei, ragazzi, un po' di tempo. Quindi in questo momento, come ho detto, vi dico esattamente quello che ho detto questa mattina nella mia Academy. Flat è attesa per quanto riguarda le operazioni di trading. Per quanto riguarda le operazioni in hold, ragazzi, sono sempre long, non c'è alcun segnale di inversione, non esiste nessun segnale di inversione. Siamo lontani dalle due medie mobili. Per avere un segnale di inversione dobbiamo assistere ad alcuni movimenti di prezzo che adesso andiamo a vedere. Allora qui io direi fase di close del mensile in atto per quanto riguarda Bitcoin, andiamo ad attendere questa fase e poi si ritorna long in trading, sempre per operazione di lend, alla prossima fase di ripartenza. I livelli più importanti in questo momento da tenere con gli occhi sgranati sono questi qui, e vanno ragazzi, veramente vanno tenuti a mente. 22.000 è il primo livello di supporto chiave,
Poi c'è questa zona che secondo me è fortemente raggiungibile per Bitcoin, cioè questa zona fra 21.200 e 22.000, tutta questa zona è facilmente raggiungibile. E, insomma, se Bitcoin non ci arriva dimostra veramente tanta tanta forza, non che non abbia fatto già questo negli scorsi giorni, però questa zona tenetela a mente, potrebbe essere effettivamente una zona che va a calmare questo movimento. Adesso però andiamo a farci un'altra domanda. Questo mercato ha fatto un massimo di periodo importante che se la close del mese di dicembre andrà molto sotto alcuni livelli, questo discorso è pericoloso, ragazzi, ve lo dico già, ve lo anticipo. Nel mese di gennaio andremo a fare tutti i briefing dovuti su questa struttura che si sta creando in questo momento. Non possiamo fare un'analisi prima che il mercato abbia chiuso, dobbiamo poi farla a gennaio, ragazzi, quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. La close day di dicembre è fondamentale e vi dico anche un'altra info in più: se il mercato andrà troppo in basso per quanto riguarda la close del mese, andando magari al di sotto di livelli di prezzo importanti come ad esempio i 21.000 dollari, la questione diventa problematica. Ragazzi, non sto dicendo che non deve andare a scendere. Sto dicendo che non ci deve chiudere, ok? Che è un altro tipo di discorso. L'1 di gennaio sarebbe preferibile per Bitcoin stare al di sopra dei 22.000 dollari. Poi chiaramente che siano 21.800 non cambia assolutamente niente, ma il concetto è non andare a fare una chiusura del mese di dicembre molto profonda. Era una delle mie paure, l'ho detto anche diverse volte, il fatto che il mercato accelerasse troppo velocemente nella prima parte del mese. Avrei preferito vederlo in up nella seconda parte del mese, quindi verso la fine, però ragazzi, tanto sta che ha fatto questo movimento, quindi tenete gli occhi aperti sulla close del mese di dicembre e ai livelli che io vi ho detto. Quelli sono fondamentali come prima indicazione del fatto che il mercato potrebbe in effetti aver fatto un massimo di periodo e nel mese di gennaio non riuscire a rompere i famosi 24.200 che adesso diventano una resistenza. L'altro livello chiave è quello dato dalle medie, ragazzi. Se le medie in questione, queste due che sono delle semplici medie mobili, ragazzi, a 21 e a 11 periodi sul grafico daily, venissero rotte in maniera evidente dal mercato, cioè non questo tipo di break. Questo non è un break delle medie mobili, perché le medie non sono da utilizzare come livelli di supporto, ma semplicemente sono da utilizzare come livelli di oscillazione all'interno di queste medie mobili. Quindi qui, ragazzi, che il prezzo vada a oscillare nelle medie non è un problema, ma se fa una close, per esempio, molto al di sotto della media anche a 21, che è questa arancione, a quel punto farebbe invertire il trend delle medie, ci sarebbe il famoso cross della media blu sull'arancione, lì sarebbe un segnale fortemente ribassista che andrebbe a indicarci che probabilmente il massimo del ciclo annuale di Bitcoin potrebbe in effetti essere stato disegnato. Vi do la mia opinione, io sono ancora dell'avviso che probabilmente gennaio e febbraio potranno ancora darci dei buoni risultati. Quindi mi attengo a questo modello, a questo piano, a questo trading plan. Attenderò prima la fase di chiusura del mese di dicembre, prima di avere le idee più chiare, perché voglio vedere come finisce questo mensile. E poi andare a vedere anche la forza della ripartenza a gennaio che ci sarà, perché secondo me ancora gennaio e febbraio potrebbero dare buoni spunti rialzisti. Non è detto che siamo arrivati al massimo di periodo, in ogni caso, anche se fosse, ragazzi, ma di che ci lamentiamo? Bitcoin ha fatto veramente i numeri. Voi cosa state facendo? Come sempre fatemelo sapere nei commenti e tutto quello che vi frulla in testa se avete qualche dubbio. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!